Buongiorno a tutti, ormai siamo a mezzanotte 35 e quindi siamo nel pieno della festa della donna e quindi volevo cogliere l'occasione per fare tantissimi auguri a tutte le amiche del mio profilo e anche alle amiche delle amiche del mio profilo. Io e il mio socio abbiamo appena finito di lavorare, di divertirci, ma noi stiamo preparando la pianificazione per creare una catena di case vacanza a Reggio Emilia, dove nessuno viene in vacanza, ma servono tante case perché ci sono tanti, c'è l'ospedale l'Arciospedale Santa Maria, c'è il centro oncologico di Reggio Emilia, molte cliniche private ed ospedali privati anche, dove molte persone vengono purtroppo per curarsi e chi li accompagna ha bisogno di stanze comode, ben arredate, calde, vicine ai posti strategici, e noi ci siamo attivati e stiamo creando proprio quello che a loro serve, una catena quindi di case vacanza dislocate nei punti della città che servono, incluso lo stadio, incluso il campo volo, vicino a tutte le attrazioni di questa bellissima città. Detto questo, volevo dare un piccolo consiglio a tutti quelli che mi seguono, che mi amano, che gli sono simpatico o che gli sono meno simpatico. Per raggiungere gli obiettivi, per vincere nella vita, è così che si fa. Nessuno ti dà la ricetta della vittoria facile, bisogna farsi il sedere, bisogna lavorare. Noi sono ormai, ho perso il conto da quanto tempo lavoriamo, dalle 6 di mattina che ci svegliamo, apriamo i nostri uffici alle 8 e mezza 9 e finiamo di lavorare a mezzanotte o oggi abbiamo fatto un po' di straordinario. Però intanto oggi, no, non oggi, ma un paio di giorni fa è già nata la nostra seconda casa vacanza, la Guest House Vecchi, vicinissima al centro di Reggio e alla stazione, la prima è vicinissima all'ospedale e entro 15 giorni ne avremo un'altra in un'altra parte della città, ma quella lo dirò quando l'avremo presa. Buonanotte a tutti, buon riposo a tutti e mi raccomando, se avete un obiettivo fermatevi solo quando lo avete raggiunto. Ciao a tutti!